Ciao ragazze, scusate se mentre registro questo video vedete muovere lo schermo, ma lo sto registrando col mio iPhone perché la macchina digitale ha smesso di funzionare. E niente, è un video per mostrarvi i miei acquisti che ho fatto ieri alla Fiera Un Mondo Creativo, una fiera che veramente mi ha stupito perché rispetto a 3 anni fa, è migliorata, era piena di espositori di tutti gli hobby, dalle perline al fimo, allo scrapbooking, a cos'è che c'è ancora, il decoupage, insomma tutto di più. C'è stata tanta roba e ho speso veramente tanto. Adesso vi mostro cosa ho preso. Allora, da Creando con Azzurra ho preso questi quattro colori della Pebeo. Questi quattro colori e ho comprato il kit del gufo con il pearl embroidery. Non ho, è una tecnica che non ho ancora sperimentato, e insomma ho deciso di iniziare provando a fare questo kit che contiene anche le istruzioni, per cui spero di essere facilitata ad imparare il tutto. Poi in un altro che si chiama Il Rifugio delle Artiste, che sono di Ravenna, non sto qui a tirarvi fuori tutto, ma ho comprato questo, non riesco neanche a mostrarvelo, sì, di qua, uno stampino per un biscotto, no, non c'è nel verso, queste tazzine. Ho comprato delle perle satinate e dei ciondolini per fare degli orecchini in ceramica a forma di animaletto, un gufo, una coccinella, un gattino, c'è anche il pinguino, eccolo qua, il pinguino, insomma, veramente veramente carino. Poi ho preso questi cordioni da CMC con questa pallina. Che non so ancora se li metterò in questi cordoncini semirigidi o in una catenella, visto che luccica veramente, veramente tanto, con questa pinzetta tutta brillantinosa. Poi ho comprato da Livio Bijou altra retina, come quella che vi ho già mostrato, nera, panna, bianca e marrone. E ho comprato questi fili di caucciù, ogni 3 metri per colore, no, scusate, 3 euro per ogni metro, di ogni colore. Ne ho presi veramente un po', non so tirarli fuori anche qui. Le chiusure normalissime, le barrette a 40 centesimi l'una. E ho preso, insomma, dei cabochon, delle sempre chiusure con le calamite, e tutto di questo tipo qua. Poi ho preso dalle gemme di Murano, ho preso lo Swarovski, ho preso questi quattro cuoricini, che non sto a tirar fuori anche questi, per fare dei ciondolini molto semplici per Natale, che sono sempre graditi. Questi Swarovski lilla e questi Swarovski Emerald AB. E delle pinzettine per agganciare appunto questi quattro cuoricini e questi Swarovski cabochon grossi da incastonare. Vorrei tanto realizzare uno di quegli anelli che indossa sempre Anto Piccolofiore, che sono veramente bellissimi. Insomma, vi mostrerò a breve quello che farò. Poi in un altro negozio, prima che mi dimentico, ho comprato anche queste chiusure, sempre per il caucciù, solo che hanno l'anellino. E da piccoli hobby, ho comprato sempre degli Swarovski da incastonare. Questo Swarovski pesantissimo e molto grosso, l'ho preso anche se cercavo il blu montana, alla fine mi sono accontentata di un grigio, perché di un grigio, opla, di un verde. Questa goccia qua. E questo Swarovski, questo crystal, per sempre per realizzare collane tutte e tre, insomma, da incastonare. Poi in un altro negozio di film che si chiama Il Delfino, i delfini d'argento, ho comprato queste cuppette per il fimo,
due rosa e due blu. Ho comprato il fimo menta, il fimo quello della nuova versione, come si chiama? Sempre Effect, dei colori pastello, e ho comprato questo stampino che adesso vi mostro, che è, aspettate, che è un pan di stelle, non perché non lo so fare, però visto che ci metto veramente tanto a realizzare ogni singola stella per ogni pan di stelle che faccio, vedo se mi prendere questo stampino mi facilita il lavoro, soprattutto quando ho una serie di stampini con il pan di stella da fare. Poi ho preso da La Bigiotteria, è un negozio di Venezia che non ha nessun sito. Ho preso delle palline in feltro di questi colori, 8 per colore, per realizzare una collana davvero carina che ho visto. E poi ho preso diversa minuteria, dalle pinzettine, una bustona di pinzettine per le retine, molto conveniente, a queste coppette, da questi dividi perla, sì, chiamiamoli così, hanno un nome, boh, scusatemi. Ho realizzato già una collana molto bella così. Poi da queste chiusure, tutti questi sacchettini 1,50 euro, questi da, tranne le pinzette che forse le ho pagate 5, questo papà, 3 euro, ma non ricordo, e poi questi 5 euro, che sono gli anellini, ne ho presi due dimensioni, adesso uno l'ho lasciato giù, questa è la dimensione un po' più grande, 5 euro, guardate quante sono. Sì, magari alcune voi le trovate a meno. Io dalle mie parti a Varese non c'è niente che costa meno di questo. Poi questo argentone qua, questo argentone, tutti questi sempre 1,50 euro a sacchetto, queste sempre coppette. Queste coppette qui, coppette, pla, questi, questo argentone qua con questo anellino che magari può essere sempre utile quando uno fa la collana. Questi gufetti che sono veramente belli. Molto probabilmente li abbinerò e vi do un'anteprima alle perline di feltro. Poi, e queste coppettone qua grosse, sempre molto carine. Insomma, diciamo che qua mi sono fatta scorta di minuteria da questo negozio, però a parer mio ne valeva veramente la pena. Poi continuiamo con, mamma mia, non so neanche cosa farvi vedere, con questo negozio qua che tra un po' vi troverò anche il biglietto, dove ho preso questi che sono per la lingua. Quando la dottoressa ero piccola era lì, fai così, tiro fuori la lingua. Io però lo utilizzerò per il fimo. E la colla caldo rosa e marrone, 1 euro l'una di colla caldo, però c'era l'offerta che se ne prendevi 6 ne pagavi 5 euro. Ah, ecco questo, no, adesso vediamo. E ho preso anche questa cane con questo cuoricino. Sì, forse si chiama. Si chiama Urca Urca Roberta? Boh, non lo so, poi vi dirò se è lo stesso di quello che vi sto mostrando le cose. Poi, sempre in questo negozio dove ho preso il tirafuori lingua, chiamiamolo così. Non perché non so come si chiama, però perché a me piace ribattezzare le cose con dei nomi tutti miei. Ho preso questi set di perle di questo verde, anche se a voi magari sembra azzurro, a 1 euro a sacchetto, le ho prese di diversi tipi, ho intenzione di fare una collana molto bella. E queste perle, che a voi sembrano viola, ma non sono viola, sono marroni, marrone, nere, panna, marrone, nere,
dove sono? Saranno in fondo. Tutte queste a 1 euro, ragazze. Che veramente anche le perle da mettere dentro nella retina, per mettere dentro una retina conviene un sacco. Poi ho preso, questo ve l'ho già mostrato, scusate questo movimento, mi farò venire il mal di mare. Ho comprato da questa www.babu.it, un negozio romano. Ho provato anch'io a prendere il Today, la Uclay. Tudu, mamma, Today, scusatemi, io non ce la posso fare, perdonatemi. Ho preso il Milk Chocolate, ho preso il Gold e ho preso il White. Diciamo che le testerò per fare i biscottini con il fimo che mi servono per gli orecchini e vi dirò come mi sono trovata. Poi da un altro negozio, il primo oltretutto che ho, aspettate che faccio posto, oppla, mal di mare, che ho preso solo delle filigrane, diciamo, queste qui da incastrare con gli Swarovski, questi ciondolini qua con la forchetta e il cucchiaio, molto simpatici da fare qualche ciondolino per le ragazzine, e queste foglie. Il bello che oltre alle foglie, mannaggia, oh, ecco, sono riuscita, miracolo dei miracoli. Ho preso anche questa filigrana a forma di farfalla, davvero, davvero carina. E poi, vabbè, questa è una delle tipi di foglia che ho preso. Sembra qualcos'altro, però. E poi ho preso anche questo tipo di foglia. Ok, ecco, la mostro da qua. Silvia, brava. Insomma, oddio mio, vi ho fatto vedere le cose di fretta. Spero di avermi mostrato tutto. Però, insomma, purtroppo la telecamera mi ha abbandonato e ho dovuto girare il video come vi dicevo con l'iPhone. Quindi non ho l'appoggia iPhone, come si dice? Questo è tutto quello che ho preso e niente, io direi che adesso mi devo mettere al lavoro, visto che ho dei mercatini, e vi saluto, vi informo che molto probabilmente se riesco ho intenzione di fare un giveaway, magari per i miei 100 iscritti, per cui se non sbaglio siamo a 90, 91, per cui niente, quando arriverò ai 100 farò questo piccolo regalino a chi vorrà partecipare. Comunque, vabbè, vi parlerò di questo in seguito. Per ora è tutto. Un bacione, alla prossima. Ciao ragazze e ragazzi.